Sì, da quando sono venuto qui in questa centrale, dove si respira proprio la storia, ma la storia vissuta, presente e futura, non è un qualcosa di storico e basta. Abbiamo recuperato questa sala degli anni 50, che diventerà un punto, la stiamo utilizzando per un punto di esposizione di eventi, e quale migliore occasione di presentare il libro. Un libro che racconta la storia del Val d'Arno dal punto di vista della lignite, da quando è nata, da come è nata, da quando si è cominciato a utilizzarla, da quando poi è entrata a livello industriale, energetico, subentrata Enel, e quindi ci colleghiamo in questo filo diretto a questa storia. Un volume molto bello, con vari contenuti, e che rapporta tutta la storia appunto di questi millenni, perché poi sono millenni, concentrati negli ultimi 200 anni, 150 anni, ma sono veramente belli. Paolo Tartaglia ci conosceva già, in quanto come responsabile della Lombardia ci aveva già commissionato dei libri sulla storia idroelettrica della Valtellina e della Val Camonica. Quindi quando lui, quindi non era il primo volume che noi facevamo sulla storia idroelettrica del nord Italia. Lui è poi arrivato qua in Toscana e gli è venuta l'idea di riproporre un lavoro storico che noi facciamo sulle immagini e sulle fonti d'archivio, anche per questa realtà che aveva delle peculiarità interessantissime, questa esistenza della miniera storica di lignite, più lo sfruttamento grazie alla centrale Santa Barbara e tutta l'evoluzione che c'è stata, fino a questo cerchio che si chiude del bosco che viene ripiantato laddove è stata scavata e portata allo scoperto e in qualche modo utilizzata l'antica foresta di 3 milioni di anni fa. Il libro racconta circa 120 anni di estrazione di lignite, ovvero è un qualcosa che si è formato negli ultimi 3 milioni di anni e nel giro di circa 150 anni è stato praticamente esaurito per volontà di qualche persona illuminata che ha capito che dalla lignite poteva saltare fuori qualcosa di positivo. Quindi sono nate le prime centrali idroelettriche e fino al 1994 la centrale non funzionava appunto con questa lignite, e quindi è stata questa un po' l'idea che ci ha portato a sviluppare questo percorso. Devo dire che noi fin dall'inizio, dalla prima volta che abbiamo avuto contatto con questa zona, dai primi racconti che ci sono stati fatti, abbiamo intuito che ci trovassimo di fronte ad una storia eccezionale. Da un punto di vista singolare, assolutamente singolare, forse simile solo ad alcuni altri siti, delle altre piane alluvionali del centro Italia, dove sono stati delle miniere di lignite, ma per le dimensioni raggiunte in questo luogo, insomma, la storia è assolutamente unica.